Mano alla penna, anzi alla tastiera. A Lucca raccontinerete premi ai vincitori e bandisce la prossima edizione. Marco Agghe. L'idea evidentemente era giusta, mettere la letteratura online. Così 12 anni fa nasce il premio Racconti nella rete. Chiunque ha una storia da raccontare la scrive e la invia agli organizzatori. Anticipando Twitter, la prima regola da rispettare è quella della lunghezza, anzi della brevità. I vincitori di quest'anno sono stati premiati alla serata finale del Festival Lucca Autori a Villa Bottini. 25 scrittori, le opere dei quali sono state lette in sala come si usava una volta, ma la rete è noto, ama recuperare in versione moderna le buone abitudini del passato. Parole e immagini, nell'occasione mostre fotografiche e mostre di pittura. I racconti sono stati illustrati dagli studenti del liceo artistico Passaglia. Per la sezione cortometraggi, premiato Il coraggio uno non se lo può dare, firmato da Delia Mazzocchi, è intervenuto Felice Laudadio, che ha ricordato Federico Fellini a 20 anni dalla scomparsa. Intanto la macchina si rimette in moto. Nel 2014 Lucca Autori prepara un'edizione speciale per festeggiare i 20 anni di attività. Quanto ai racconti nella rete, la nuova edizione prenderà il via nei prossimi giorni per chiudersi a fine maggio. Come sempre, tutto online. Il regolamento, per chi fosse interessato, sul sito www.raccontinellarete.it.